Per quanto riguarda Fear 3, l'abbiamo già finito perché comunque dura veramente poco, ok? Dura come la media. Se Alice Madness Returns ci ho impiegato quasi 11 ore e significa tanto, e già questo è un punto a suo favore, una longevità più lunga dell'usuale. Comunque 11 ore poi senza cercare neanche i collezionabili, tutte le bottiglie, i ricordi, i grugni, tutti gli altri collezionabili. Sono sicuro che se lo giocate difficile e cercate tutti i collezionabili, la longevità aumenta ancora, oltre le 11 ore. Fear 3 dura veramente poco, ok? Se mi dicono me lo consigli o non me lo consigli, io come al solito devo pormi una questione. Il tipo di giocatore che si mette davanti è il tipo proprio delle sue esigenze. Che cosa vi aspettate da questo titolo? Se siete dei fan del primo, avete amato il primo, siete stati sicuramente delusi dal secondo. Io sono convinto, leggendo le esperienze di chi l'ha finito sui forum, che rimarrete schifati dal terzo. Perché tutto lo stile, tutta l'emotività che stava in Alma e la caratterizzazione del suo personaggio, e qua non parlo soltanto di paura, anzi più che paura, di tensione che ti forniva il gioco, tutto questo stile che aveva il primo Fear è andato in declino verso la banalità, fino a toccare dei grandissimi cliché horror grafici. E questo è un grande peccato. Forse tutti potranno rendersene conto una volta giocato il terzo. Se invece volete uno sparatutto che si discosta dalla media per una questione, un suo punto di forza, che è sempre stato un punto di forza importante di Fear, ovvero quello della difficoltà di gioco e della IA veramente potente. L'intelligenza artificiale è, come al solito, una delle migliori. I nemici, dico soldati, a parte poi i kamikaze, gente schizzata, eccetera, alcuni cercano di venirvi proprio incontro. Però l'IA è veramente fatta bene, cercano le coperture, individuano la luce, schivano le granate, richiamano i rinforzi, sono veramente dei nemici tosti. In alcuni punti è veramente frustrante. Se lo giocate difficile è una grande bella sfida. Trovarsi in mezzo a due mech senza munizioni è veramente una bella sfida se lo prendete in questo modo. Dal punto di vista grafico, qua uno rimane un pochino perplesso. Come mi diceva Kira GT l'altra volta, ormai la piattaforma PC sta diventando quasi un emulatore. Non si considera più come una piattaforma da videogioco vero e proprio. E purtroppo negare questo è come negare che l'acqua è bagnata. È una cosa che noi vediamo tutti i giorni. Basta guardare gli ultimi giochi di questi anni. Prendiamo per esempio l'ultimissimo, Red Faction Armageddon, applicazione dedicata a DirectX 11, effetti DirectX 11. Poi io ho giocato la demo su 360 e su PC tutto al massimo e sinceramente non ho notato differenze. Ora qua mi dicono e guarda che c'è la tessellation, però la tessellation e gli altri effetti sono veramente impercettibili all'occhio umano, se non andando ad analizzare i fotogrammi. Vediamo per esempio Fear, con tutto al massimo ho visto un filmato della versione console e mi pare del tutto uguale. Ora qua mi dispiace, ma c'è il solito problemino, che se i sviluppatori non si decidono a considerare maggiormente la piattaforma PC e quindi di sviluppare prima su PC e poi eventualmente di creare una versione console magari depotenziata. Perché sono sicuro, e qua me lo diceva, che quando arriveranno le nuove console si scoprirà quanto queste nostre macchine da gioco, ovvero computer, siano state in questi anni sottosfruttati, ed è una realtà incontrastabile. E poi mi hanno chiesto se ho visto le tre, ovviamente l'ho visto, anche quello di Sony alle 2 di notte. Non perdiamo troppo tempo se non finiamo domani, giusto
qualche cosina che mi aspetto di più. Prima di tutto è sicuramente Mass Effect 3, che ho visto l'implementazione del Kinect, che può essere interessante come i comandi vocali e altre cose, però effettivamente avendo i salvataggi su computer ho iniziato con un personaggio nel primo, vorrei portare a compimento la storia con lo stesso personaggio, quindi magari quando sarà a livelli, a prezzi bassini, provo anche la versione 360, così kinectizzo a manetta. La seconda è sicuramente il nuovo gioco di Lara Croft, che ho visto il filmato di gameplay ed è meraviglioso. È meraviglioso soprattutto perché Lara non è più la solita, come dire, super donna, ok? Che come è sempre stata. Adesso invece Lara diventa un pochino più umana e questa cosa è davvero, davvero incredibile. In terza analisi c'è sicuramente un Gears of War 3, che sarà un Epic Edition. Di solito le statuine, le action figure non le guardo tanto, anche perché la differenza tra una standard e una limited che ha in più solo la statuetta è davvero forte, come la differenza per esempio quella di Deus Ex Human Revolution, per cui non me ne faccio. Ma la statuetta di Marcus Phoenix, bella, potente, ci deve essere. In quarta analisi sicuramente Halo 4, che sono contento di una nuova trilogia, di un nuovo Halo per il gioco in sé. Non sono tanto contento di vedere un nuovo Halo ancora su questa generazione di console. E non sono l'unico che la pensa così. Ci sono persone che mi dicono, guarda, la 360 è un colabrodo, effettivamente ha già dato. Vedere un'altra trilogia di Halo su questa console, non so, è un pochino strano. Poi c'è Need for Speed The Run, che è già in pre-order, deve essere comunque figo. Rimane un pochino l'incertezza sulla questione troppa spettacolarizzazione, troppa queste sezioni nuove con quick time event, non so, però sembra interessante il preordine ad occhi chiusi. Per Battlefield 3, beh, niente da dire, è uno spettacolo visivo. Sono veramente orgoglioso che finalmente abbiano mostrato qualche gameplay in versione PC e su computer. Come detto prima, siccome i computer ormai non sono sfruttati, speriamo che questo sia il momento giusto con Battlefield 3 di risollevare le sorti del PC e creare un qualcosa di veramente maestoso. Ok? Settima cosa, sicuramente Uncharted 3, vedendo il gameplay, è un day one, ma anche un day meno uno, perché è veramente spettacolare. La cosa che mi ha colpito sicuramente di più di tutte le tre è il PlayStation Vita. Se del Wii U siamo rimasti un pochino scettici tutti quanti, perché non si capiva se questa tavoletta era la console, una console portatile in sé, o se era solo il controller. In realtà si è scoperto da poco che è un controller. Ci sono delle immagini della console vera e propria che però non hanno mostrato, non hanno fatto vedere le potenzialità. Ho letto che poi hanno mostrato dei video di video presi da altre piattaforme. Non si sa tanto questo Wii U come sarà, però sicuramente il PlayStation Vita, ok, il nome fa un pochino cacare, ma fa cacare per gli italiani, anzi gli americani poi dicevano Vita, PlayStation Vita, tipo lo dicevano come gli spagnoli, però è veramente, io che non ho mai posseduto una console portatile, direi che questo è veramente il momento giusto per non averne una, perché ha una tecnologia già bonaria, no? Ha questo bello schermo grande, ha una grafica accattivante e poi ci sono dei titoli al lancio che non ci si può lasciare scappare. Prima di tutti sicuramente Uncharted Golden Abyss e poi sicuramente anche un Little Big Planet Vita, che deve essere spettacolare. Sono un pochino scettico sulla versione 3G e di quanto il 3G sia efficace in Italia, siccome lo sapete che io ho avuto una collezione maestosa di chiavette internet 3G e funzionano una merda,
Per cui direi che un wireless ci si accontenta anche quello. Quindi PlayStation Vita adesso dovrebbe essere il 4 novembre. Shop Talk l'ha dato come il 4 novembre, però non è ufficiale. Se è il 4 novembre siamo un pochino fottuti, perché tre giorni prima c'è un C3. Quindi è già una barca di denaro da sganciare. Comunque, è tutto qua. C'è tanta altra roba delle tre che attendo, però se no finiamo appunto domani. Ok? Ciao!